Il surrealismo è un movimento che raggruppa una serie di artisti che hanno come base l'ispirazione dovuta a sogni, visioni, quindi praticamente cercano di evitare tutto quello che è la realtà. E nei miei quadri in effetti si percepisce appunto questo distacco dalla realtà, questo immergersi nei sogni, nelle visioni. Che io ho continuamente, anche quando ho gli occhi aperti, sono continuamente in preda ai sogni. Infatti, cioè, i miei amici, mia moglie, insomma, mi dicono sempre che sono il classico sognatore ad occhi aperti, ma nel mio caso è veramente così. E quindi rappresento quello che poi sono queste visioni nei miei quadri. E in questa mostra in particolare che cosa ci offre? Scorci, o vedo monumenti, e chiaramente accostamenti anche abbastanza insoliti. Ecco. E poi il cubo di Rubik, che significa? Perché questa presenza costante? Il cubo di Rubik io la definisco come la metafora perfetta della vita, perché in effetti il cubo di Rubik viene scomposto, ricomposto continuamente, cercando sempre di allinearlo secondo uno schema che difficilmente si riesce a raggiungere. E quando quella volta, quelle poche volte in cui si riesce a rimettere a posto, così come la vita è difficile metterla a posto, si rimette a posto il cubo, non si è neanche più soddisfatti, bisogna rimescolare tutto e iniziare tutto da capo. Quindi è la metafora perfetta della vita.